Dal 1 gennaio potrebbe scattare una prima razionalizzazione dei vari presidi che fanno capo all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, Castiglione di Ravello e l'ospedale Giovanni da Procida di Salerno. Come ha annunciato ai sindacati, dai vertici aziendali, con il nuovo anno scatterà il processo di accorpamento che dovrebbe consentire di salvare però i pronto soccorsi. Chiuderanno ad esempio ginecologia a Cava e a San Severino, pediatria a San Severino, ma resterà a Cava dei Tirreni, chiuderà anche nefrologia a San Severino ed i punti di oncologia come il da Procida saranno invece accorpati a Ruggi di Salerno. Ci saranno degli accorpamenti di reparti tra San Severino, Cava e da Procida per permettere all'ospedale Ruggi di poter sopravvivere, perché il problema è che in queste condizioni di mancanza di medici è o bere o affogare, quindi il direttore generale ha scelto la linea di garantire i pronto soccorsi tutti aperti, ma ha dovuto, ahimè, scegliere di dover chiudere alcune reparti perché altrimenti non si faceva fronte all'emergenza. Quindi in effetti verranno concentrati determinati reparti, determinate funzioni sui vari presidi in sostanza? Esatto, se andranno a concentrare è ovvio che noi dovremmo avere 33 posti letto, questo significa una chiusura ulteriore di posti letto e non sappiamo quale sarà la ricaduta sulle attività. Adesso diciamo che questa nuova legge 161, in assenza di programmazioni nazionali e regionali, comincia a farsi sentire sulla pelle viva dei cittadini, perché il problema è proprio questo, né il direttore generale può inventarsi dei medici dall'oggi al domani, per cui sarà necessario arrivare a questo accorpamento ed è un salto nel buio, nessuno di noi sa che cosa potrà succedere il giorno dopo.